24 ottobre 1900. Tamburi guerra, e non l'ordine per partire in mare il 6 novembre, una flotta di cavallata entra nel golfo di Venezia e la traga Trieste. La flotta austriaca non aveva potuto con resistenza perché già giugno precedente i gloriosi massi di Luigi Pizzo l'avevano praticamente distrutto. Ed allora l'alto comando austriaco prende coscienza della disfatta e della mestizia. Italiano, il 4 novembre 1918, da Villa Giusti, l'ordine, non si spari più. Le campane di tutta Italia, le contrade, i paesi, nelle città, annunciano al popolo italiano che la guerra mondiale è finita e che muore. I sopravvissuti torneranno alle loro mani, alle loro case, ai loro fratelli. 8 milioni di caduti, 8 milioni di giovani di razza diversa, di religione e fede, accomuni dal dovere, sono rimasti sui campi di battaglia. Oggi noi ricordiamo i caduti di quella guerra, ricordiamo il loro estremo sacrificio. Non l'amavano la guerra, non l'amiamo noi, ma vissero e morirono perché il sacro suolo della patria non visse conquistato. Ebbene, dopo questa grande guerra, un'altra è stata combattuta, un'altra guerra ancora più grossa e ancora più delittuosa. Ebbene, questa guerra, chiamata la seconda guerra mondiale, finì l'8 settembre, ancora una volta. Giovani che erano vissuti con prospettive di pace, che non chiedevano l'altro che fare lavoro, hanno lasciato sui campi di battaglia il loro sangue. Ebbene, se è vero come è vero che i giovani, i ragazzi del 99, erano stati troncati come se pare in Italia, sia l'Italia che l'Europa, perché solo così l'estremo servizio fatto da quei ragazzi del 99, fatto dai ragazzi degli anni 40, continuerà ad essere un sacrificio valido. Non il pianto delle mamme degli anni inizio secolo, non il pianto delle mamme della seconda guerra mondiale, ma dobbiamo fare in modo che non piangano le nostre mamme, i nostri fratelli, i nostri genitori che tanto hanno lavorato. Ed allora, proprio perché questa è una giornata sacra per il ricordo che ci deve contraddistinguere, combattiamo ancora per le nostre coscienze, ragazzi del 69, portiamo avanti le istanze della democrazia, distruiamo gli altiori della solidarietà e affidiamoci alla divina provvidenza. Guarda, guarda che... No, ma ti manca, sono scoperto. Non mi fa male.